In questo terzo video tutorial di Netron vedremo di vedere le impostazioni del chroma key, in particolare con lo sfondo verde. Il solito brevissimo comunicato e poi iniziamo. Chi mi segue per la prima volta troverà alla fine di questo filmato utili indicazioni per imparare a usare Netron seguendo i video tutorial disponibili in questo canale YouTube. Tutti dovreste sapere cos'è un'applicazione Chroma Key, in particolare green screen. Per essere abbastanza chiaro, utilizzerò in questo video tutorial alcune immagini. Questo è uno sfondo abbastanza banale, di una fotografia con un cielo abbastanza azzurro, giusto per vedere che cosa succede quando, si utilizza l'effetto Chroma Key o il nodo Chroma Key per quanto riguarda Netron. Con l'effetto Chroma Key. Dunque, allora, oltre a questo sfondo che ha una dimensione di 854x480, l'ho fatto apposta abbastanza piccolo, così parliamo anche di un altro effetto, un altro nodo, ho generato questo sfondo. Questo sfondo è piuttosto grande, è il doppio di un Full HD. In questa prima parte, in questa parte sinistra, è verde puro. Poi qui ho fatto una gradazione di verde che va dal verde più intenso al nero completo e al verde di nuovo intenso. Perché ho voluto fare questo sfondo abbastanza singolare? Per simulare, siccome non avevo voglia di tirar fuori il telo verde e fare un vero e proprio filmato con sfondo verde e quindi applicare l'effetto Chroma Key, ho simulato uno sfondo in cui ci sono degli errori di illuminazione. Qua altro che errori, qua sono veri e propri errori perché è impensabile che si facciano delle riprese con degli errori, con delle ombre sul verde così vistose. Le luci dovrebbero essere ben distribuite, il fondo verde dovrebbe essere molto uniforme per facilitare per le operazioni di post-produzione, però vedremo che con Netron è possibile limitare al massimo questi possibili errori. Inoltre ho preso la mia immagine scontornata che ho utilizzato in altri tutorial, video tutorial di Lightworks e ho simulato un personaggio che si muove davanti, cioè questo personaggio dovrebbe stare davanti al telo verde e con Lightworks ho generato questo filmato. Questo qui è il filmato. Come vedete, si simula un personaggio che cammina davanti a uno sfondo verde e ci sono degli errori vistosissimi di illuminazione. Addirittura qua c'è del nero, roba che non si verifica né in cielo né in terra. Benissimo, allora incominciamo a vedere il progetto. Giusto per fare un po' di pubblicità agli altri miei canali YouTube su cui ho pubblicato video tutorial per Lightworks, ecco come ho impostato quella simulazione che adesso vi faccio vedere. Sono due tracce video, nella parte inferiore ho messo lo sfondo verde, nella parte superiore ho messo il personaggio che si muove. Ovviamente ho acceso il parametro X dopo aver impostato una scala adeguata e così anche allo sfondo, ovviamente vanno al contrario, mentre lo sfondo va da sinistra verso destra, il personaggio va da destra verso sinistra, generando quindi questo effetto. Apriamo quindi Netron, lasciamo tutto inalterato come parametri di default, qua è 1920x1080 e viene anche indicato qui in HD. Incominciamo a caricare le due immagini. Come vedete qui c'è il film che ho generato con Lightworks e qua c'è il cielo, l'immagine 854x480. Adesso caricherò il Chroma Key, si carica da questa icona, Key, Chroma Keyer, ed eccolo qua. Per ora mi sono limitato semplicemente a collegare il sorgente con il Chroma Key e adesso tenterò di collegare anche lo sfondo, se non che cosa succede? Succede che
Ecco qua, bisogna collegare il background e comparirà un messaggio di errore. Perché un messaggio di errore? Perché l'impostazione di default è 24 fotogrammi al secondo e Netron mi avverte che invece stiamo gestendo un 30 fotogrammi al secondo. Non ha importanza perché possiamo sempre fare tutto alla fine. Premiamo il tasto OK e continuiamo. A questo punto bisogna dire a Netron che cosa vogliamo bucare, quindi posizioniamo il mouse su questa finestrella, clicchiamo, compare il contagocce, ci posizioniamo su una zona qualunque, tanto abbiamo visto che all'estrema sinistra del filmato c'è il verde puro, tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera, premiamo il tasto sinistro del mouse e miracolosamente si buca tutto il verde. Qual è il problema? Il problema è che il filmato è a 1920, cioè scusate, era 1280x720, mentre l'immagine dello sfondo è più piccola, poco male. Come ho detto prima, vedremo di ingrandirlo utilizzando il nodo Resize. Il nodo Resize si trova cliccando su, anche col tasto destro, comunque si trova cliccando in quell'icona che avete visto, selezionare Resize ed ecco qua il nostro Resize. Ovviamente è stato messo un po' a casaccio, sistemo tutto e poi ci vediamo. Ok, ho risistemato tutto, purtroppo nello spazio disponibile qua bisogna stare attenti alle dimensioni, quindi insomma riepiloghiamo brevemente, ho messo questo resize tra il chroma key e il cielo, bisogna soltanto dare le giuste dimensioni. Siccome il filmato è 1280x720, io qua scriverò 1280 qua 720 e miracolosamente l'immagine si ingrandirà. Ed ecco quindi che abbiamo il filmato sullo sfondo della stessa dimensione del filmato. Facciamolo andare, vediamo che succede. Ecco quindi, questa è la simulazione che come ho detto prima, che del filmato. Vedete, questo è il verde che è assolutamente improponibile. Ah, ecco, questo volevo dirvi, che questo pulsante qua vi consente di vedere il filmato. Appena il filmato termina, torna dall'inizio. Invece, premendo in questo modo qui, con la seconda possibilità, arrivato alla fine, torna indietro. Vediamo un attimo adesso. Ecco qua, vedete, torna indietro. Vabbè, non ha molta importanza questo ai fini di quello che stiamo dicendo. Ma vediamo un pochettino allora di simulare una correzione di questo effetto. Facciamo quindi doppio clic su Chroma Key per fare in modo di evidenziare la finestra Chroma Key. Qui, come vedete, sono le impostazioni del verde, di quella tonalità particolare di verde che deve essere bucata. A questo punto, per limitare queste zone scure, bisogna agire sul parametro Key Gain. Di default è 1 e aumentando verso 0 praticamente eliminiamo tutto. Come vedete, questa sottile striscia purtroppo rimane perché ovviamente fin dall'origine l'errore introdotto è clamoroso, è eccessivo, non vi capiterà mai di fare un filmato con uno sfondo verde, con una così cattiva gestione delle lampade. Quindi andiamo all'inizio e vediamo l'intero filmato. Per vedere l'intero filmato torniamo all'inizio, facciamo andare col pulsante play. Come vedete, il verde è tutto bucato. Qui c'era la zona d'ombra che è stata eliminata completamente, tranne questa striscia nera. Ovviamente questa striscia nera dovete pensare voi a evitare errori così clamorosi. Bene, non vale la pena farvi vedere come si esporta questo filmato, basterà fare un rendering, non mi veniva in mente la parola giusta, e per oggi quindi possiamo concluderla qui. Alla prossima!
Negli ultimi 60 secondi troverete il link di tutti i video tutorial finora pubblicati, come pure il link dell'eventuale aggiornamento o integrazione di questo video tutorial. Come per il programma Lightworks, per il quale nel 2016 ho aperto due canali YouTube, anche per Netron proporrò video tutorial in italiano, che mi riprometto di pubblicare frequentemente, descrivendo il modo di utilizzarlo attraverso le numerose opzioni, parametri e soprattutto collegamenti con altri software. Tutti i video tutorial in italiano per il programma Netron sono rintracciabili su Google, YouTube o Facebook, digitando nel campo di ricerca video tutorial in italiano Netron Alessandro De Simone. Vi consiglio di iniziare a visionarli tutti, partendo proprio dal numero 0 e poi tutti gli altri. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere i video tutorial con i vostri amici. Bene, vi auguro di avere grandi soddisfazioni con questo straordinario programma.